Allora, fatemi ringraziare ancora una volta la professoressa Moccia per ospitarci qui in questa non solo bella sede, ma insomma affascinante. E sì, io vi parlerò del collezionismo scientifico, quindi quello a cui accennava la professoressa, però prima di parlare di collezionismo scientifico mi permetta di riallacciarmi proprio a quello che diceva la professoressa, che effettivamente, come vedremo, oggi sarà l'ultima puntata in cui vedremo Giuseppe Saverio Poli all'opera, perché anche se non parlerò di numismatica o della collezione di Monsignor Rosini che diceva prima la professoressa, ecco, dovete sapere che la collezione numismatica che sta al Museo Almanna di Napoli è dovuta perché era la collezione, vabbè, la formò il figlio di Carlo III, che è Ferdinando IV di Borbone, e che quando si formò il museo all'inizio dell'Ottocento contava, mi pare, se mi ricordo bene perché è un po' di tempo adesso che non vado a vedere, comunque diceva contava circa 30.000 monete all'epoca, di età romana, greca, imperiale, eccetera, eccetera, fino a Etrusco, Etruschi, sì, di tutto, ma una parte consistente della collezione si accrebbe quando, alla morte di Giuseppe Saverio Poli, la collezione sua personale di numismatica, che erano circa 12.000 monete, fu donata al suo allievo che era Francesco I. E quindi, diciamo, vi invito, come ha detto la professoressa, di andare effettivamente a vedere la collezione numismatica. E fu lui perché non aveva eredi, cioè aveva un nipote, vabbè, e vabbè, ci ha lasciato altre cose al nipote, però perché era affezionato e anche perché il principe, diciamo, manifestava la sua benevolenza, alla morte donò la sua biblioteca, e va bene, che poi sta andando alla biblioteca, i volumi alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, e anche tutta l'intera collezione numismatica, e durò più di una decina d'anni la classificazione. Quando morì Giuseppe Saverio, Francesco I dette l'incarico a degli esperti dell'epoca di fare il catalogo di tutto, e perciò sappiamo che, diciamo, circa un quarto della collezione era di Saverio Poli, perché appunto anche lui era appassionato. E il fatto di Monsignor Rosini, che anche lui poi ha ceduto la sua collezione, non lo posso dire con certezza, perché non mi sono, diciamo, documentato su Rosini, perché non è campo mio di ricerca, ma credo che lo abbia fatto perché era amico del Poli e probabilmente ispirato da lui, diciamo, gli sarà venuta l'idea poi di donare anche lui la collezione, perché aveva capito che si faceva un polo museale, diciamo, come diremmo oggi, e quindi invece di tenersela per sé, cioè, insomma, così. Sicuramente ci stanno, queste cose le so, non perché avevo cercato il numismatico, ma per restare all'archivio di Stato di Napoli ci stanno queste cose, ci stanno i documenti originali, queste cose che ho detto ce li ho già i documenti, sì, giusto per dire come cercando delle cose se ne trovano tutte altre, diciamo, e come il tutto si chiude, perché adesso stasera vi parlerò di collezionismo scientifico. Perché se vi ricordate, appunto, Giuseppe Saverio Poli era sostanzialmente uno scienziato, oltre che manager, di tutte le altre cose che abbiamo detto. Però, appunto, come ricordava prima, era un tipo molto eclettico, per cui era appassionato di tante cose, tra cui appunto numismatica, arte, eccetera, eccetera. Va bene, allora, il collezionismo scientifico e il naturalismo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Giusto per chi non c'era le volte scorse, molto rapidamente, chi è questo personaggio di cui parliamo ancora? Beh, era nato a Molfetta, poi viene a Napoli, si laurea sostanzialmente in medicina, anche se poi non esercita. La prima cattedra che ha è diciamo, a quella che poi diventerà l'Annunziatella, cioè alla Reale Accademia, in geografia e storia militare, poi diciamo così vince una borsa di studio a Borbone, i Borboni ne mandano un po' in giro per l'Europa e soprattutto in Inghilterra, come vedremo oggi, per acquisire macchine scientifiche, e lui ne approfitterà anche per altre cose, diciamo collezioni non strettamente scientifiche, come vedremo, e anche per un altro tipo di collezionismo scientifico, sia a favore dei Borboni che personalmente, perché diciamo, anche se lui all'epoca non era ricco di famiglia, però
comunque diciamo, stava incominciando a diventarlo, e quindi lì nasce l'interesse. Vabbè, poi rientra a Napoli, gli viene affidata la cattedra di fisica sperimentale al Reale Ospedale degli Incurabili. La sua fortuna, cioè vabbè, il re Ferdinando IV e soprattutto la consorte Maria Carolina conoscono diciamo, le sue qualità anche diciamo, come filo borbonico, e quindi gli affidano l'istruzione del principe ereditario, e già nell'87, come vedete, apre un museo particolare, significa personale. Non si sente? Mettiamo. Ok, si sente? Ok. Già apre un museo particolare, significa personale, nella sua abitazione, progetta l'orto botanico, quando succede in modi rivoluzionari la rivoluzione partenopea, va in esilio, segue la corte borbonica in esilio a Palermo, poi rientra e da lì diciamo, inizia la scalata diciamo, alle cariche borboniche, anche se lui non ci, diciamo, gliele affidavano, non le cercava, per cui sfrutta la sua influenza per far aprire la Reale Biblioteca Borbonica, dove sta adesso il MAN, il Museo Mineralogico, poi l'Orto Botanico, il primo nucleo, perché poi il secondo si realizzerà dopo la seconda restaurazione borbonica, diviene comandante della Nunziatella, eccetera, 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 tutta una serie di riforme e di contatti a livello internazionale, anche se non era propriamente diplomatico, ma appunto il fatto di corrispondenza privata con il cugino di Ferdinando I delle Due Sicilie, cioè Luigi XVIII, e così via, fino diciamo, a sì, consiglieri di Stato al Parlamento Costituzionale, varie cose, commendatori dell'Ordine di San Ferdinando, e poi appunto muore il 7 aprile del 1825. Vabbè, questo è giusto per ricordarvi il personaggio. Allora, se vi trovavate a Napoli verso la fine del Settecento, non c'era la guida monaci all'epoca, ma c'era qualcosa di simile, che era il dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli di un tale Lorenzo Giustiniani, in cui raccontava tu se venite a Napoli cosa dovete vedere sostanzialmente. Ovviamente dal punto di vista museale al primo posto c'era il Museo Borbonico, diciamo, quello che poi diventerà il MAN, diciamo, e al secondo posto trovate un gabinetto particolare, che è appunto il Museo Particolare di Giuseppe Saverio Poli, in cui tra le altre cose, che poi vedremo dopo in dettaglio, adesso vi dico quella più curiosa, cita un assortimento di tele, di armi e di utensili di ogni sorta di otaite, cioè Tahiti, della Nuova Zelanda, eccetera, portati dal celebre capitano Cook dopo i suoi viaggi intorno al mondo. E che c'entra il capitano Cook con Napoli? Cioè, non era venuto a Napoli. E se non ci credete, diciamo, qua purtroppo non si trovano a Napoli, ma per una serie di vicissitudini che non vi racconto, si trovano almeno una parte, diciamo, al Museo Etnografico che sta a Roma. E qui vedete qualche foto che ho fatto di qualche anno fa. Probabilmente avreste visto questo, cose simili, portate appunto dall'altra parte del mondo. Che c'entra questo con il capitano Cook, eccetera? Beh, ve l'ho citato perché, come riprendeva prima la professoressa Moccia, in effetti qua è vero che siamo alla fine del Settecento, ma il desiderio di stupire se stessi e poi i visitatori nasce sostanzialmente nel Seicento con i, diciamo, quelle che in tedesco si chiamano le Wunderkammer, le stanze delle meraviglie, per cui uno entrava, ah, così in questo senso, per cui c'era nel Seicento, si era sviluppata tutta questa attitudine, diciamo, mecenati, chi se lo poteva permettere chiaramente, di andare a trovare il pezzo curioso per meravigliare, diciamo. E questo sembrerebbe proprio di quello stampo, no? Perché qui, diciamo, di scendente non c'è niente, di artistico sì, insomma, diverso, però è per meravigliare. Però nel Settecento, con l'illuminismo, eccetera, se vi ricordate il primo appuntamento, in cui si afferma un altro modo di vedere, questi gabinetti delle curiosità, queste Wunderkammer, che si cambiano un po' di impostazione, più che a meravigliare, adesso si intende a capire la natura, e
le cose cambiano effettivamente proprio nella seconda metà del Settecento, e questo ve l'ho citato perché è l'unica cosa che serve a meravigliare, perché poi qui evolve la situazione e si imposta proprio scientificamente secondo i dettati dell'illuminismo. Allora, però, che c'entra il capitano Cook con Napoli? Niente. Il capitano Cook è stato un inglese, navigatore, esploratore, è quello che volgarmente ha scoperto l'Australia, mettiamola così, un cartografo, era un capitano della Royal Navy, della Marina Britannica, era un cartografo eccezionale, qua vedete un paio di mappe fatte da lui, questa è l'isola della Georgia e l'altra era sì, sempre nell'Oceano Pacifico, con una precisione spaventosa rispetto a quelle precedenti, perché aveva studiato trigonometria, geografia, eccetera, eccetera, quindi sapeva farle, mettiamola così. Il 26 agosto 1768 inizia il suo primo viaggio sulla nave Endeavour, che salpa dall'Inghilterra alla volta di Tahiti, dove giunge il 13 aprile, ci sarà qualche mese. Perché? Per fare un viaggetto? No, perché i lord lo mandarono, i lord inglesi lo mandarono in esplorazione, diciamo, segreta, ad osservare il transito di Venere che ci sarebbe stato a giugno del 1769. Allora, il transito di Venere è un evento astronomico. Il transito significa che il pianeta Venere passa davanti al disco solare, per cui vedete una macchiolina che si muove, insomma, ovviamente non direttamente con solo proiettato per terra, è perché dal punto di vista, già dall'antichità si osservavano tutti questi fenomeni strani, ovviamente nell'antichità per presagi normalmente negativi, insomma, dal 600 dopo Galilei, eccetera, Kepler, eccetera, lo si faceva, c'aveva un interesse prettamente scientifico, perché quando succedevano questi eventi astronomici particolari, in genere si sfruttavano certe coincidenze di posizioni tra pianeti e il Sole, per cui per esempio il transito di Venere veniva sfruttato per misurare la distanza Terra-Sole sostanzialmente. E quindi una missione puramente scientifica, solo che ovviamente non si sarebbe vista a Londra, si doveva andare dall'altra parte del globo e perciò viene mandata. Infatti poi lo osserva, però come effetto collaterale succede che poi, Tahiti sta nell'Oceano Pacifico, verso il basso, continuando a navigare verso est invece che ritornare verso ovest, perché si trova lì, facciamoci un giro per l'Oceano Pacifico, e va a sbattere contro una terra sconosciuta, la terra Australis, cioè quella che oggi è l'Australia, e perciò su tutti i libri trovate che è lo scopritore dell'Australia. Qua per esempio è un'immagine di Tahiti, insomma, non del primo viaggio, del terzo. Infatti il capitano Cook ha fatto nella sua carriera tre viaggi, qui vedete tutto il percorso. L'Inghilterra sta qua, in rosso è il primo viaggio dal 76 dal 67 al 71, scusate, e questo qua in rosso, vedete, parte da qui, va per l'America del Sud, qui sta Tahiti, si fa un giro e poi scopre l'Australia e poi ritorna indietro, facendo così. E gli altri, vedete, il centro è sempre più o meno l'Oceano Pacifico. Il terzo viaggio gli fu fatale perché lui era un capitano della Marina, era un tipo ovviamente per forza autoritario, perché se non per mantenere l'ordine sia a bordo che ci sarebbe stato, e però nell'ultimo viaggio, nel terzo viaggio nel 79, quando sbarca sulle Hawaii sostanzialmente, fa troppo il rigido e praticamente poi lo ammazzano gli aborigeni, insomma, e quindi poi vedete appunto diventa tratteggiato, perché poi qui muore e poi la nave. Il terzo viaggio sta al nord perché cercava il mitico passaggio a nord-ovest per andare da una parte all'altra passando per il nord e non per il sud, però questo non lo fa. E ovviamente andando nelle isole l'Australia raccoglie tutta una serie di materiali, prima avete visto qualche immagine, lui stava a Londra ovviamente, e con lui
non era ovviamente da solo, a parte l'equipaggio. Qui vedete un bel dipinto in cui il capitano Cook è questo qua al centro, e tra gli altri lord eccetera eccetera, che qui non interessano tanto, interessano questi altri due signori, che sono due, diciamo, scienziati naturalisti. Uno è Sir Joseph Banks e l'altro è Daniel Solander. Particolarmente interessante per quanto ci riguarda è Joseph Banks, perché? Perché come naturalista, diciamo, ha fatto parecchio, anche se purtroppo non è ben conosciuto. Era suo assistente solamente nel primo viaggio, perché poi nel secondo, per motivi, diciamo, burocratici, non il capitano Cook, ma diciamo la marina inglese, non lo fece partire. E meno male, se non va a finire, sarebbe stato ammazzato pure lui. Lui, appunto, essendo naturalista, invece di portare monili o altre cose, portava esemplari di piante, e ne portò a Londra circa 30.000, di cui 1.400 scoperte, le altre già le si conosceva, ma le altre no. Tra cui, per esempio, l'eucaliptus, l'acacia e la bougainvillea, che il nome non è dovuto a lui, perché i francesi, diciamo, il conte, mi pare, de Bougainville, fu lui a prendersela, diciamo così, quindi il nome è intitolato a lui, però in realtà poi la classificò lui. Tornata a Londra, diciamo, divenne un pezzo grosso, tipo, e questo probabilmente Poli ha preso ispirazione da lui, perché più o meno la carriera è la stessa. È uno dei più longevi presidenti della Royal Society, per 40 anni fu presidente della Royal Society, fino alla morte sostanzialmente. Su suo consiglio lui divenne anche consigliere di Giorgio III d'Inghilterra, per cui sul suo consiglio, con tutte queste piante che portò, si aprì il più grande orto botanico del mondo dell'epoca, diciamo, anche perché lui l'aveva fatta, quella è Kew Gardens. E fu lui che spinse per la colonizzazione del Nuovo Galles del Sud, perché capì che una volta scoperta l'Australia, l'Inghilterra, per mantenere il predominio dei mari, si doveva dare da fare come potenza colonizzatrice. E per quanto ci riguarda, fu un fautore, proprio come presidente della Royal Society, di quello che qui ho chiamato internazionalizzazione della scienza. Nonostante l'Inghilterra, come tutte le altre, stava sempre in guerra uno con l'altro per vari motivi, certamente non scientifici, lui invece era convinto, questa è una visione prettamente moderna, che la scienza può evolvere se non ci stanno barriere, sostanzialmente. Infatti, mettiamola così, se la faceva con personaggi non solo della sua patria, cosa che all'epoca invece non era tanto comune. E per questo, infatti, anche per questo, diciamo, fu lui sostanzialmente l'artefice. Quando Poli andò in Inghilterra, conobbe Banks capì subito chi ci aveva davanti, sostanzialmente fu probabilmente lui, anche se non ufficialmente fu lui a proporlo come membro della Royal Society, però probabilmente fu lui, perché poi diventarono amici fino alla morte, sostanzialmente. Il rapporto tra questi due, ma adesso vi dovete immaginare, lui era, appunto, Poli arriva nel 78-79 a Londra, Banks già è un pezzo grosso, grazie proprio al ritorno dai viaggi col capitano Cook. Poli era ancora un giovanotto sostanzialmente, mandato dai Borboni per imparare, diciamo, non è che vi immaginate, quindi lui già è una persona famosa, lui è l'ultimo arrivato. Come avviene l'incontro? Beh, probabilmente avviene l'incontro grazie all'ambasciatore inglese a Napoli, perché Napoli ha sempre avuto, in questo periodo soprattutto, dei forti rapporti di amicizia con la Gran Bretagna, con l'Inghilterra. Diciamo, i letterati, e spero anche i ragazzi, dovrebbero sapere, diciamo, una persona molto influente in questo punto di vista era l'ammiraglio Nelson, Sir William Hamilton. Per vari motivi artistici era un collezionista, come vedremo, e fu probabilmente lui a mettere in contatto Poli con Banks, cioè lo presenta per lettera, chiaramente. E vabbè, questo già l'ho detto, diventa home member della Royal Society in Inghilterra, appunto grazie quindi all'intermediazione
probabilmente dall'intermediazione di William Hamilton, conosce almeno due di quei signori nella foto di gruppo di prima, mettiamola così, e tanti altri, come viene scritto dal nipote nella sua biografia, nella sua morte, tanti altri, tanto per conoscere i più distinti fra quei viaggiatori e ricavarne utili notizie intorno alla geografia, alla storia naturale e della filosofia morale, quanto per fare acquisto di alcuni dei più rari oggetti che si avevano recati da lontane regioni e particolarmente di molte vesti, armi ed utensili dell'isola degli amici e della società, poste nel grande oceano Pacifico. Aggiunse a questa collezione un'altra non meno pregevole delle più belle conchiglie e petrificazioni del globo, minerali del globo, ed una serie di graziose variopinte farfalle ed insetti del Surinam. E con tutti questi tesori, che il volgo ignaro non prezza, ma estatico ammira, si incamminò alla volta dell'Italia. Vabbè, ovviamente il tono è celebrativo, però rende bene, secondo me, l'idea, perciò l'ho riportato. Quindi qui appunto vedete l'eclettismo, no, non solo macchine scientifiche di cui abbiamo parlato la prima e la seconda, al primo e secondo incontro, ma poi quello che si trova, che rimane estasiato, eccetera, eccetera, a parte quelle cose strane che vi ho fatto vedere prima, anche conchiglie, farfalle, insetti, cioè l'interesse si sta spostando più sul lato, mettiamola così, scientifico, ma non solo, diciamo. Quindi l'interesse nasce in Poli, che poi lo porta in patria, nasce sostanzialmente quando lui va in Inghilterra per questo episodio, diciamo, accidentale, ma non troppo. Giusto per dirvi che non era un caso, anche William Hamilton era un collezionista non solo d'arte, non solo antiquario, ma anche lui stesso era uno scienziato, diciamo, nell'accezione un po' del Settecento, più o meno, un archeologo e un vulcanologo, per cui, diciamo, oggi conosciamo le sue gouache che riguardano l'eruzione del Vesuvio e i Campi Flegrei, questi sono i Campi Flegrei e la Solfataro, l'ho messa apposta. Lui scrive: in Inghilterra conoscono, diciamo, la situazione di Napoli e dintorni, perché fu Hamilton che raccolse tutte queste informazioni sul Vesuvio, sui Campi Flegrei, sulla Solfatara e su altre cose, e le fa illustrare molto bene appunto in questi acquerelli, sostanzialmente li raccoglie in un libro che intitola proprio Campi Flegrei, e poi fa pubblicare nei Proceedings della Royal Society i suoi resoconti di osservazioni scientifiche, per cui la gente a Londra, leggendoli, si appassiona e inizia quello che poi sarà il Grand Tour, per cui vengono qui. Soprattutto, non solo in Italia, ma soprattutto nel Regno di Napoli, qui perché c'è il Vesuvio e poi in Sicilia perché c'è l'Etna, e perché qui siamo pieni di questioni geologiche sostanzialmente. Questo è un dipinto che vi trovate sul cono del Vesuvio, prima dell'eruzione del disastro del 1794 che cambierà l'orlo del Vesuvio, per cui è importante ancora oggi per le questioni di vulcanologia sostanzialmente. E poi lui aveva una collezione appunto non solo artistica, perché qua trovandosi a Napoli appunto gioco forza, collezione Farnese, ma non solo, ma poi fa anche collezione di minerali, e quindi diciamo non solamente curiosità. E infatti quello che succede, vi stavo preannunciando prima, gli interessi passano dalla mera curiosità, dalla meraviglia, ai dettami della scienza illuministica e come avviene. Allora, vi riporto giusto una cosa che ritrovate, per esempio, in questa che era la prolusione ad uno dei corsi che fece Poli a Reggio Ospedale degli Incurabili, in cui racconta che c'era stato un grosso fulmine nel 1773 che si abbatte sopra una chiesa, quindi diciamo distrugge la cupola della chiesa, cadono i sassi eccetera, e lui con un amico va là e invece di andare a vedere i morti, questo e quell'altro, no, che fa? Va a raccogliere pietre, per cui, come racconta lui, il padre guardiano della chiesa di Santa Lucia al Monte,
come altresì varie altre persone che videro me del mio amico far sì bramosamente raccolte di frantumi, il meno che pensarono si fu che noi dovessimo porli in uso per qualche stregoneria. Si immaginava perché questi vanno a raccogliere queste pietre? È caduta la cupola della chiesa, perché vanno a raccogliere queste pietre? Faranno qualche magia nera, qualche cosa, no? Questo fa capire molto bene cosa succedeva all'epoca sostanzialmente, no? Quando non fosse per nulla ancora penetrato lo spirito scientifico, non si immaginavano proprio, qua stiamo parlando del padre guardiano, quindi diciamo comunque una persona di cultura, insomma, diciamo così. Per cui la prima cosa che viene in mente è che quello va a raccogliere le pietre non per studiarlo scientificamente, no, ma per fare una magia, una stregoneria, no? Questo fa capire come, diciamo, quello che si legge nei libri sì avviene, ma insomma a livello non sempre con molta presa nella società. E diciamo, fu proprio in questo periodo, qua c'è un'altra bella immagine tratta dai Campi Flegrei di Hamilton con l'eruzione del Vesuvio, e questa nuova mentalità di affrontare i problemi scientificamente nasce qui a Napoli proprio a partire dalle eruzioni del Vesuvio, quindi nasce prima in ambito, diciamo così, geologico e poi si espande agli altri campi del sapere. Perciò avevo citato la figura di Hamilton, anche se di riflesso, e giusto per continuare il discorso, siamo alla fine del Settecento, comincia anche subito rapidamente ad evolvere il concetto, per cui dalla scienza illuministica basata esclusivamente sugli strumenti, gli esperimenti, eccetera, si passa poi a una scienza, si chiama romantica, in cui invece di William Hamilton troviamo un tedesco qui a stigmatizzare, diciamo, sto banalizzando, ma giusto per dare un'idea, che il tedesco Alexander von Humboldt, una persona di rilievo che si è andato in Germania, diciamo, sono in tutte le istituzioni scientifiche di un certo rilievo, università, eccetera, Berlino, eccetera, sono intitolate tutte a lui, perché effettivamente era anche lui uno scienziato, un naturalista, un esploratore, un geografo, un botanico, un vulcanologo, eccetera, eccetera. Era l'analogo di Hamilton, però qui più sul lato, diremmo così, tassonomico, cioè di classificazione. Quindi non più tanto a fare esperimenti per scoprire, ma a classificare per cercare di capire le diversità e le somiglianze dove nascono. E anche lui, come il capitano Cook, fece, questa è appunto l'idea romantica, no, dell'uomo che guida, anche lui fa tutta una serie di viaggi alla proprio per cercare, diciamo così, cose da classificare per capire come funziona, no? Qui per esempio lo vedete in Brasile, qua ho segnato uno dei suoi viaggi, lui diciamo fu più la parte dell'America del Nord che non quella del Sud. E qui riassume bene, secondo me, verso la fine della sua vita: ho in mente un'idea, racchiudere in un'opera tutto il mondo materiale, tutto ciò che oggi sappiamo delle apparizioni della volta celeste e della vita sulla Terra, appunto classificazione, no? Non tanto fare esperimenti, ma che succede qua, che succede qua, che succede qua, in maniera da capirci qualche cosa, e questa appunto è la visione romantica. Ok. Quindi abbiamo detto, le prime cose sul nuovo modo di porsi nasce sostanzialmente con la geologia, qua a Napoli, con il Vesuvio sostanzialmente, i Campi Flegrei. Allora vediamo proprio, il signor von Humboldt è venuto a Napoli più di una volta e ovviamente non vi sto a dire quanto fosse entrato in amicizia anche con Giuseppe Saverio Poli. Quando Giuseppe Saverio Poli a questo punto già contava a Napoli, e qua vi racconto un aneddoto. Nel 1817-18, poiché è stato invitato a Napoli, diciamo non direttamente da Giuseppe Saverio Poli, ma anche da lui, perché lo fanno membro onorario dell'Istituto di Incoraggiamento che era presieduto nel 1819, che è presieduto da Poli. Lui ovviamente viene con molto piacere, fa un po' di ritardo, per cui Giuseppe Saverio Poli, che è presidente, inizia già a parlare di una discussione scientifica proprio sul Vesuvio, perché
ci sta non il re, ma ci stanno personaggi della corte, le principesse, eccetera, eccetera. Quando poi arriva un po' in ritardo von Humboldt, si alzano tutti quanti in piedi e poi li ricomincia un'altra volta da capo in onore della personalità di rilievo. E già lo conosceva prima, e perché lo conosceva prima? Perché in questo qui, che è praticamente il diario di viaggio, mettiamolo così, Personal Narrative of Travels nelle regioni equinoziali nel nuovo continente, cioè l'America, troviamo scritto, per esempio, fu l'eruzione del 1794, quella è l'immagine, che causò la grande disparità dei due orli del cratere che vi accennavo prima. Questa disuniformità era di 71 unità di misura nel 1805. Mr. Poli, qualche tempo prima, misurò che il Vesuvio era alto 606 toisis. Perché, vabbè, è un dato tecnico, per dire, si rifà alle misure di Poli sull'altezza del Vesuvio. Quindi vuol dire, e nel suo libro, che sono migliaia di pagine, ci sono annotazioni di geologi più, tra virgolette, importanti di Poli dell'epoca. Cita questo perché era una misura accurata e von Humboldt la riteneva tale. E infatti non è l'unica citazione di Poli nel suo libro su queste questioni geologiche. Ne troviamo un'altra sulle questioni mineralogiche sostanziali. Qui si asserisce che lave con frammenti di granito sono state trovate sulla piana elevata del retama. Mr. Broussonnet mi ha informato poco tempo prima della sua morte che su una collina sopra Guimar sono stati trovati frammenti di micardesia contenenti delle belle lamine di ferro speculare. Non posso dir nulla riguardo all'accuratezza di tale osservazione, evidentemente ne dubita, che sarebbe della massima importanza verificare, siccome Mr. Poli di Napoli possiede un frammento di roccia del Vesuvio che ho potuto constatare essere veramente micardesia. Ogni cosa che tende ad illuminarci riguardo al sito del fuoco vulcanico e alla posizione delle rocce soggette alla sua azione è del più grande interesse per la geologia. Al di là delle questioni tecniche, vi faccio notare come del primo dubita, che era più famoso, Broussonnet, del secondo non solo non dubita, ma dice ho potuto verificare personalmente, ho constatato, e qui vi fa vedere come è cambiata l'idea del collezionismo. Mr. Poli possiede un frammento di rocce del Vesuvio che fa parte della sua collezione scientifica, e quella collezione scientifica non serve più per meravigliare i visitatori, serve per capire, per studiare e ad illuminarci riguardo al sito del fuoco vulcanico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è all'inizio fine 700, inizio 800, già è cambiata completamente la situazione. Adesso le collezioni scientifiche non servono più per meravigliare, ma per capire la natura come è fatta. E non pensiate che queste due cose che vi ho fatto notare siano giusto perché, vabbè, hai trovato due citazioni di Poli in 2000 pagine di cose. Perché poi questo, il diario di viaggio viene citato viene letto da tantissime persone, per cui il modo di fare, che non è che è nato a Napoli, ma a Napoli si è particolarmente sviluppato per la presenza del Vesuvio sostanzialmente, poi viene esportato all'estero. Infatti von Humboldt non è l'unico che si rifà a osservazioni di Poli. Qua vediamo un geologo inglese sostanzialmente, in cui in quest'altro volume, sempre del 1819, cioè 5 anni dopo dell'altro, che troviamo scritto, scusate, ecco qua, nella baia di Napoli Poli ha trovato molte conchiglie e Maratti ha trovato molti zoofiti e madrepore, che usualmente trovansi solo in mari lontani. Queste scoperte, tuttavia, nulla sottraggono all'incredibile, ma solo lo tengono come sottofondo. La rassomiglianza tra i fossili subappenninici e le recenti conchiglie del Mediterraneo e dell'Adriatico, se stabilita, è una coincidenza
in vero straordinaria, ma fortuita, in quanto è evidente che tali fossili furono interrati al tempo in cui gli strati si depositarono, al tempo in cui le posizioni relative di terra e mare erano differenti da quelle attuali, quando forse l'Adriatico e il Mediterraneo non esistevano ancora. Cioè che questi che avevano trovato sostanzialmente dei fossili marini sopra le montagne. E uno si immagina, com'è possibile? E com'è possibile? È possibile che evidentemente quando diventarono fossili, diciamo così, dove c'era la montagna stava il mare e perciò sono diventati. E qui si riferisce a un altro altri pezzi delle collezioni di Poli. Qui questa notizia, che era particolarmente strana, perché diciamo non si aspetta che in montagna si trovi il fossile dell'orso, no, il fossile del pesce, mettiamola così, fa il giro del mondo, perché poi il libro di Grino viene letto in tutto il mondo ovviamente, e trovate una serie di citazioni in cui vi faccio, scrivo solamente la città e l'anno, giusto per farvi vedere proprio il giro del mondo. Qui viene citata questa cosa che vi ho detto, cioè quello che teneva Poli. Qua è a Vienna nel 29, poi Berlino, Berna, un'altra volta Lipsia, Vienna, eccetera, 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 fino alla fine dell'Ottocento, poi non sono andato oltre a Londra, eccetera, eccetera, per dire come da un pezzo da collezione, se analizzato opportunamente, cioè se analizzato lo scienziato, non se diciamo uno qualunque, diciamo, vengono fuori delle scoperte, e questo appunto è un nuovo modo di concepire la scienza. A Londra, quando si reca Poli, non trova solamente Banks e poi conosce von Humboldt dopo, ma va a visitare anche un celebre medico, in particolare un ostetico, che è William Hunter, che era il più famoso ostetrico e chirurgo dell'epoca in Inghilterra, un anatomista molto importante, era chi curava le principesse reali sostanzialmente, quindi era uno dei pezzi grossi, e poi divenne anche uno dei più attivi collezionisti inglesi di tutti i tipi, non solo di cose anatomiche. Era un celebre ostetrico, fu lui a capire i meccanismi di riproduzione, come il funzionamento dell'apparato riproduttore femminile sostanzialmente, e ci abbiamo queste immagini, sono tratte appunto da un suo trattato, sono molto fedeli. E durante il suo viaggio, quando Poli va in Inghilterra, va a seguire le lezioni di anatomia di Hunter e visita anche il suo celebre museo, per cui oltre a Banks viene ispirato pure da lui, diventa amici sostanzialmente, doveva avere un bel carattere Poli evidentemente, diventa amico con tutti, e Hunter gli suggerisce, perché sa che è medico anche se non ha mai esercitato, gli suggerisce a Poli di studiare i molluschi del Mediterraneo, cioè cozze, vongole e telline per intenderci, perché non sono ancora stati ben studiati. E Poli non se lo fa dire due volte, perché quando ritorna a Napoli, avete visto la collezione di prima, ma poi effettivamente questo bello sfondo qui che ho ritratto, ripreso da una sua opera che adesso vediamo, nel giro di pochi anni, qua siamo nel 79, nel giro di una decina d'anni, diventa quello che poi fu chiamato da un francese, i francesi sono sempre un poco boriosi, quindi quando danno un titolo a qualcuno non francese bisogna stare attenti, Molluscorum classis verus fundator, cioè il vero fondatore della classe dei molluschi, che come dovreste sapere la classificazione delle specie, non solo animale ma vegetale, Linneo, che poco prima, a metà del Settecento, invece a Poli viene attribuito il titolo che vedete qui, e ci avevano ragione, perché la nascita dello studio dei molluschi e delle conchiglie sostanzialmente viene, quella si chiama la malacologia o la conchigliologia, che però è un po' più brutto come nome, da tutti viene ritenuto che Poli il vero fondatore. Perché? Perché segue proprio il consiglio di Hunter e si mette a raccogliere le cozze, le vongole, le telline nel mare. Sto banalizzando, ma è proprio come fa. Nel giro di manco 10 anni, nel 1791, esce il primo tomo
di quello che diventerà l'opera sua più famosa. La prima lezione qualcuno mi chiese, ma poi questo che ha fatto di importante? Di fisica non troppo. Come manager tanto? Dal punto di vista scientifico è il fondatore della malacologia, è il pezzo grosso che ha inventato come si classificano e soprattutto come si fa ricerca, come adesso vedremo. Lo pubblica a Parma perché questo qui, che sembra un libro come un altro, alla Biblioteca Nazionale, cioè abbiamo una copia che la donò lui al re, anche se poi il re la fece comprare, perché questo qua è un volume tanto grosso per intenderci, perché è pieno di tavole illustrate, come vedremo, e quindi costava. E all'epoca, perché a Parma c'erano i cugini di Ferdinando, quindi diciamo i Borbone era collegato a qui, ma perché lo pubblica a Parma? Perché a Parma ci sta la tipografia del Bodoni, che la regia tipografia, diciamo così, imperiale, che aveva inventato, era l'analogo di Gutenberg che per i caratteri mobili, qui lo aveva fatto per le immagini, per cui era, diciamo, il top dell'epoca, se ci avevi soldi, perché questo costava, insomma, se ci avevi soldi lì, per far venire le immagini a colori. Il migliore al mondo era Bodoni, e perciò poi era Bodoni, anche se questo poi se lo possono permettere solamente chi c'ha i soldi per comprarsi, perché un volume di questo costava, quindi la circolazione fu un po' limitata, ma non l'interesse, come vedremo. Uscì il primo tomo, lui si occupa Testacea, Utrusco, Sicilia, eccetera eccetera. I testacea sono le conchiglie sostanzialmente, cioè i molluschi con la conchiglia attorno, delle due Sicilie, perché era quello là che aveva studiato, anche perché poi gliel'aveva suggerito Hunter, in tre tomi, perché li classifica prima se c'ha univalva, bivalva e plurivalva, cioè se hanno due conchiglie attaccate tipo le vongole, le cozze sono così, oppure le lumache di mare che ce ne hanno una sola, eccetera, eccetera. E però è incompleto, vedete, dopo 4 anni fa il secondo volume, poi passano tanti anni, perché lui raccoglie tutte queste conchiglie, le classifica, le studia, adesso vedremo, ma poi nel 1799 va in esilio con la corte borbonica, ovviamente lascia le collezioni al suo palazzo Tarsi che sta a Montesanto, e ovviamente i rivoltosi fanno man bassa, insomma, e lui si demoralizza sostanzialmente, e poi lo studio un po' svogliato, per cui poi esce solamente postumo nel 26 il terzo volume, anzi la prima parte del terzo volume, ad opera del suo discepolo, che è Stefano delle Chiaie, che poi lo completerà lui l'opera, perché poi la seconda parte del terzo volume non viene attribuita a Polibio, perché poi è la continuazione fatta proprio dal discepolo, quindi né di Polibio, però sempre sulla stessa falsariga. Vabbè, a parte le citazioni, giusto per... ci abbiamo ancora superstite una parte della collezione, perché nella casa museo che sta a Molfetta, dove ci abita Giuseppe Saverio Poli IV, il discendente diretto pluriottantenne, trovate questa bella, qua si chiama conchigliera, di cui qua vedete un particolare, sembrano dei fiori, non sono fiori, questi qui sono tutte conchiglie, assemblate, sì, un capolavoro, assemblate in maniera artistica, per cui sembrano fiori, ma sono tutte conchiglie di vario tipo, non colorate, di colori originali, per cui formano tutta questa bella cosa barocca, insomma, bella, grossa e impressionante. La fotografia è stata presa proprio a questa casa museo, insomma. Vabbè, a parte le questioni di meraviglia, perché è importante questi volumi dei testacea? Beh, allora, invece di dirlo io, lo facciamo dire a un gesuita, padre Andres, in cui, qua nel 1813, descrive dell'origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura, e qua dovete intendere letteratura, non solo letteratura, quello che si intende adesso, anche quello che oggi diremmo letteratura scientifica. Anzi, all'epoca, in realtà, il termine era più usato in questa accezione che non in quella moderna. In questo genere possiamo ben compiacerci, Andres stava a Roma, non era napoletano, era di origine spagnola ma non stava a Napoli, stava a Roma,
In questo genere possiamo ben compiacerci di aver veduto sorgere ai nostri dì la grande opera dei testaci delle due Sicilie del dotto ed accuratissimo Poli, nella quale gareggiano la copia e scelta delle conchiglie, la sodezza della dottrina, l'evidenza e giustezza delle descrizioni, la verità e bellezza delle figure, la finezza dell'incisione, la proprietà dei colori e l'eleganza e magnificenza della stampa. E tutto concorre a rendere l'opera del Poli, Testacio Etrusco e Sicilia, una delle opere più perfette che siano in questo genere venute alla luce. Vabbè, voi direte, vabbè, celebrativo, evidentemente questo è così. Anche perché poi è una recensione giusto per vendere. Vediamo, vediamo, questo l'ho portato. Allora, che c'è di interessante qua? Ovviamente è scritto in latino, non ovviamente. È scritto in latino, lui le altre sue le scrive in italiano, diciamo. Lo scrive in latino perché aveva suggerito Ander di che era di interesse, e quindi si mette nell'ottica, ma se lo scrive in italiano è vero che all'epoca lo si conosceva l'italiano anche fuori dell'Italia, ma se lo scrive in latino tutti gli scienziati erano come l'inglese di oggi sostanzialmente, quindi lui di proposito lo scrive in latino per permettere a tutti gli scienziati, non solo italiani ma anche inglesi, francesi, tedeschi eccetera, di poterlo leggere direttamente. Prego. No, no, quello perché io ho fatto vedere, perché ovviamente dipende che cosa ci abbiamo qua a Napoli o di dove io l'ho recuperato. No, lui l'aveva scritto in tedesco ovviamente, però già lo stesso anno di pubblicazione fu tradotto in inglese, non in italiano. Il testo che avete visto scritto è la traduzione mia in italiano, quindi non la vedete proprio, non ce l'abbiamo in italiano la traduzione in italiano, c'è la traduzione in inglese e mi pare pure in francese. No, no, era in inglese perché quello che tengo, no, io non tengo le fotocopie, sostanzialmente quello che abbiamo qua era in inglese, anche perché io l'inglese un po' lo capisco, il tedesco no, quindi diciamo. Allora inserisco anch'io. Prego. Viene voluto alla corte del Borbon. In che lingua parla? Credo sicuramente in italiano perché von Humboldt lo sa, ma sicuramente Poli conosceva benissimo il tedesco e anche l'inglese, sì, era poliglotta. Per cui i francesi, pure l'olandese, il russo, sapeva pure il russo, quindi forse in privato parlava in tedesco, ma penso che venisse qua a parlassero in italiano perché all'epoca, diciamo, lo dico perché nei documenti che citavo prima dell'archivio di Stato di Napoli c'era una cosa, adesso non ricordo però, che mi faceva sospettare che parlasse italiano, mettiamo von Humboldt. Può darsi che stando, non so, a cena insieme con Poli, probabilmente forse Poli per metterla a suo agio abbia parlato in tedesco, però con i Borbon sicuramente avrà parlato italiano. Perché spesso si cita la cialtroneria dei Borbon, il fatto che... Sì, diciamo, tenete presente, diciamo, le principesse reali, cioè le figlie cadette, diciamo, di Ferdinando IV, il maestro d'inglese delle principesse era Poli. Quindi di tedesco non lo so, però siamo di sicuri che perché oltre al precettore del principe Francesco abbiamo proprio i documenti in cui dice l'inglese e altre cose le studiano con Poli, quindi evidentemente c'ha proprio pure le capacità per, però è chiaro i Borboni, non mi immagino fossero molto... Non credo sapesse l'inglese, però diciamo, sì. Però ha avuto la consapevolezza, sì, no, ma infatti, io come lo sto dicendo, sto passando per filo borbonico sfegatato in queste cose, però vabbè, diciamo, non l'ho fatto apposta, non lo sono, però vabbè. La prima cosa importante è che quest'opera approfondiva una parte importante delle specie animali acquatiche, che mai, come diceva Hunter, era stata esaminata in maniera sistematica, perché si conosceva le conchiglie, anche quelle di Napoli. Qui vi riporto due illustrazioni in bianco e nero, cioè diciamo scala di insomma in colore non colorato, in cui sembra, vabbè che bella scenetta qua, i rastrelli per fare eccetera. No, no, questo non era per illustrare, per fare un po' meno pesante diciamo la cosa, no, no, perché l'intento di Poli era di far vedere agli scienziati non solo il risultato delle sue ricerche, ma anche come c'era arrivato, per cui come le abbiamo raccolte le conchiglie, ovviamente nel Golfo di Napoli e di tutte le due Sicilie che stava a seguito della corte, con la retina, i rastelli, le funi, no, con i pescatori che stavano là, eccetera, eccetera.
Purtroppo noi adesso magari troviamo solo spazzatura, però all'epoca si trovava un bel po' di specie sconosciute, un bel po' di specie sconosciute. Va bene. Ovviamente qual era l'intento principale? Quello di mostrare agli studiosi la forma precisa delle specie mediterranee affinché essi potessero poi operare un confronto pur non avendo esemplari all'interno del proprio gabinetto scientifico, perché si sospetta che l'ordine con cui sia stato composto, cioè perché mettiamo prima questo disegno di questa conchiglia e poi di quest'altra, eccetera, eccetera, si sospetta che Poli, come l'ha raggruppati nei suoi tre volumi sostanzialmente, tale era l'ordine con cui teneva la sua collezione privata, per cui il suo intento era praticamente: io sto qua a Napoli, chi vuole venire, von Humboldt, vede la mia collezione, io gli spiego tutto, ma se uno che sta a Berlino non può venire, come fa? Si compra il libro e praticamente come viene descritto, come viene illustrato, è come se andasse su internet e voi vedeste sostanzialmente. Quindi, e questa è una cosa particolare sua, quindi diciamo proprio un, sostanzialmente, più gli studi, cataloghi proprio in senso moderno, in cui ci stanno pure gli studi delle collezioni. Giusto per farvi vedere un esempio di questa cosa, ovviamente c'era la versione per ricchi, quella gigantesca, tutta bella illustrata, che costava, però lo sapeva, fece pure la versione un po' più per poveretti in bianco e nero sostanzialmente, mettiamo, perché questa, ovviamente i libri all'epoca, lui sì, i proventi dei libri una volta venduti, certo, ma poi per fare i rami, cioè per far fare le cose, poi lui doveva pagare l'anticipo all'incisore, alle cose, eccetera, eccetera. E qua si vede pure come erano bravi gli incisori napoletani. Per esempio, Rembrandt era un incisore olandese, quindi per dire, noi avevamo il Rembrandt nostro, che sappiamo pure il nome, adesso non me lo ricordo, ma non è famoso. Comunque, dal punto di vista scientifico, quindi chi se lo poteva permettere, vedeva. Per esempio, questa è la Pinna nobilis, un bel mollusco gigantesco. Qui adesso non si vede bene, ma si vedono tutte le minime parti. Faceva proprio una dissezione anatomica favolosa. Ma poi, girate il foglio, c'è una carta velina in cui trovate questo, che sono i contorni di questo, con i numeretti. Perché? Perché qua se mettete il numeretto, poi magari se quello voleva andare a vedere qui il particolare non lo poteva vedere. E allora che fa? Nella seconda pagina ci sta una carta velina in cui ci sta il contorno con i numeretti, e poi i numeretti c'è il rimando, questa è questa cosa, questo serve a questo e questo serve a questo. Una cosa spaventosamente accurata, è proprio la prima dell'epoca, prima di questo non c'è mai stato niente di così accurato. Questo studio viene fatto con un'idea ben precisa che va contro quello che si pensava all'epoca. Prima si classificavano i molluschi in base alle conchiglie, perché uno andava a vedere le conchiglie e metti le conchiglie di una certa forma in una classe, là. Lui capisce che non è questa la cosa interessante per classificare scientificamente un mollusco, si deve classificare in base all'anatomia, alla parte molla, che è, diciamo, la vita. Diciamo, no? Voi non classificate un uomo in base ai capelli, no? Diciamo, casomai. E lui sposta appunto l'attenzione dalle conchiglie all'anatomia. Perciò vedete questi particolari esageratamente, guardate qui tutte, diciamo, le cose microscopiche che andava a notare. Non solo, una cosa meravigliosa, per poterli studiare meglio fa eseguire ai maestri napoletani dei calchi in cera. In maniera, questo è un calco in cera che era andato perduto perché si pensava fosse stato cannibalizzato durante le cose, poi in realtà io ho ricostruito, non è stato cannibalizzato, è stato rubato sostanzialmente, è andato a finire come la Gioconda a Parigi ovviamente, e una decina, quindicina di anni fa uno studioso naturalizzato americano l'ha trovato negli Scandinati, questa qua, che la Pinna nobilis che avete visto prima, negli Scandinavi del Museo di Storia Naturale di Parigi, buttata dentro una casa perché figuriamoci chissà che era, e poi si è riscoperto che erano quelle là del Poli, chissà come era arrivato in Francia, vabbè in realtà lo sappiamo.
lo sappiamo. Allora, qui vi serve per far vedere, lui, per poterli studiare meglio e anche per farli vedere meglio a chi veniva a visitare la sua collezione, aveva fatto, non di tutto, ma di una buona parte, aveva fatto eseguire delle cere che, ci abbiamo le descrizioni dell'epoca, ma poi quando una quindicina d'anni fa fu ritrovato un esemplare, questo è integro, poi stare agli altri che in condizioni, diciamo, pietose, ma questo è integro. Per cui si capisce che l'intento era effettivamente quello non di stupire, quello di andare a fare vedere, perché poi diciamo l'animale vivo si deteriora, cioè tu fai l'immagine però poi. E lui quando era vivo si fece fare questi calchi. Questa è una considerazione mia, certo che gli vennero bene, all'epoca furono paragonati a quelle delle cere che sono a Firenze, che erano le più famose dell'epoca, tanto erano dettagliate, e infatti è vero. E diciamo, considerazione mia personale, certo che gli erano venuti bene, se pensiamo che i pastori di San Gregorio Armeno, le parti in cera, le parti diciamo di frutta, di verdure eccetera eccetera sono fatte in cera, e se avete mai visto un presepe napoletano del Settecento vi meravigliate, guarda com'è, è vero. E ci avevamo le competenze, diciamo, all'epoca. Va bene, a parte la questione sempre filo-borbonica, sul lato scientifico qua vedete una pagina, sempre formato atlantico, degli strumenti, perché per fare tutte queste osservazioni scientifiche non è che le faceva ad occhio, c'è bisogno di un laboratorio, ovviamente la prima cosa c'era bisogno di un microscopio e di tante altre cose, di forbici, di diciamo bisturi, mettiamo così, per fare le dissezioni sostanzialmente, di termometri, perché termometro? Tra parentesi teneva, da questa immagine lo vediamo, i migliori termometri dell'epoca erano francesi, quelli Réaumur, perché? Perché per valutare la circolazione sanguigna e quindi l'uniformità del calore all'interno dei corpi, voi immaginassi molluschi, non è che sono i corpi umani, diciamo, no? Quello andava a misurare con un microtermometro le temperature, se cambiava di temperatura, per cui se questa parte era più fredda di questa vuol dire il sangue circolava di meno, eccetera, per cui andava a ricostruire tutto il sistema circolatorio anche in questi termini, anzi, per andare a vedere proprio il fluire del sangue, con quest'altro strumentino, che è una specie di pipetta, iniettava del mercurio nelle vene, diciamo così, dei vasi sanguigni dei molluschi, perché poi il mercurio di notte, insomma, cioè, oscurava, si riusciva a seguire meglio che non il sangue. Immaginatevi che precisione di osservazione, diciamo, riusciva a fare, e perciò, diciamo, destava l'ammirazione. Quindi esperimenti e osservazioni in situ, sia quando li raccoglieva, poi a casa così, l'analisi della circolazione ve l'ho già detto, faceva anche il microscopio e quest'altro strumento, non vi racconto tutti i dettagli, serve pure per fare l'analisi chimica, per cui andava pure a vedere se c'era solfato, c'erano solfati eccetera eccetera, per vedere la struttura della conchiglia sostanzialmente. Ma la cosa, una delle due cose interessanti che vi cito solamente è questo strumentone che inventò lui, un bando da laboratorio che precorre di quasi 100 anni, un ergografo, sapete a che serve qua? Qua si metteva la conchiglia, un peso tirava da una parte, un peso, una conchiglia viva, si misurava la forza della contrazione muscolare del mollusco. Voi avete mai preso un mollusco vivo con il coltello e cercate di aprire? No, quello cerca sempre di chiudersi. Con questa, a seconda di quanti pesi ci metteva, misurava la forza che riusciva ad esercitare il mollusco per tenersi chiuso. Una cosa spaventosamente... è un po' di resistenza, una cosa spaventosamente. La seconda e ultima cosa che vi voglio raccontare della cosa scientifica, questa qui è la stazione Anton Dorn, la prima stazione zoologica al mondo che ci abbiamo qua a Napoli, però quella del 1872, un po' lì era morto da parecchio, ma l'idea di costruire delle camere di allevamento non venne a Anton Dorn nella seconda metà dell'Ottocento, come sta scritto su tutti i libri, fu Poli a fare, nella sua abitazione non solo, a costruire delle camere di allevamento per studiare la riproduzione e lo sviluppo dei molluschi, per cui lo metteva la cozza piccolina,
o anche diciamo, prima di fare il figlio diciamo, per studiare sia come avveniva la riproduzione e come avveniva lo sviluppo diciamo, embrionale, diremmo oggi, perché nella camera delle mani ce l'aveva tutti i giorni, andava a vederla ogni giorno e vedeva. Quindi praticamente delle osservazioni fantascientifiche, soprattutto per l'epoca, perché non si pensava proprio, talmente fantascientifiche che ovviamente fecero il giro del mondo. Anche qui vi faccio una rapida carrellata, in Germania viene citata l'opera del Poli, qua in Francia, a Strasburgo, 1816, Cuvier era uno dei pezzi grossi dell'epoca, tipo Linneo per intenderci, e Poli corregge alcune sviste di Cuvier, però Cuvier, che è intelligente, capisce che poi gli è superiore, 1817, questo qui che un tedesco addirittura fa un riassunto di 40 pagine scritte piccole, 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 perché è talmente pieno zeppo di dettagli che insomma nella sua enciclopedia, mettiamola così, non può dedicargli meno di tanto spazio in tedesco. E poi vabbè, ho riportato anche in italiano, perché poi gli italiani arriviamo sempre dopo, diciamo, a rendercene conto, vabbè. Allora, ultima cosa simpatica, eh sì, perché questa era della collezione privata e vabbè, l'ha fatta tra fine 700 e inizio 800, fino a quando è morto, però poi dopo si è un po' disinteressato per le vicende che vi ho raccontato. Ma Poli, l'ultima cosa che ha fatto prima di morire, sempre in campo naturalistico, pochi mesi prima di morire, nel novembre del 24, ha svelato quello che qua è chiamato l'enigma del Nautilus. Il Nautilus è un polipo, sostanzialmente, con una conchiglia, si chiama Argonauta Argo, Linneo la classifica come Argonauta Argo, Nautilus è il nome, diciamo, volgare. E qui vi riporto un'immagine di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, in cui intorno al sottomarino ci stanno tutti questi begli oggettini. Queste sono due foto. Praticamente, come già si capì all'epoca, un polipo è solo la parte molla, la conchiglia non ce l'ha. Questo invece ha pure questa bella conchiglia, che ha pure una bella particolarità, perché se la tagliate davanti, vedete questa cosa che è una spirale logaritmica. Quindi l'interesse è destato anche per questo. Già lo notò, anche se non c'erano ancora i logaritmi, Aristotele è il primo a citare diciamo questo oggettino, che sta anche nel Mediterraneo, e lui l'aveva osservato. Allora, che c'è particolarità c'ha sto polipo qui? Che praticamente, come si considerava nel Settecento ed era vero, praticamente perché sto polipo c'ha pure la conchiglia? Perché sostanzialmente, come si diceva all'epoca, era un fossile vivente, non aveva ancora terminato la sua evoluzione, quindi non aveva perso ancora la conchiglia. Ok, ma la cosa simpatica era questa, perché poi Jules Verne la riporta, perché come sta fatto sia qui che qui, praticamente questo come si muove? Galleggia, smette sto polipo con sta conchiglia che galleggia sull'acqua, no? E con i tentacoli è proprio come se andasse a tipo canoa. Insomma, per cui vedete questo qua sopra i mari che si fa questa bella passeggiatina qua sopra, come se fosse un polipo su una barchetta, diciamo, no? E questo ha suscitato diciamo le cose non solo di Giove, già da Aristotele ho detto. Qual è l'enigma? L'enigma è che, ma sta conchiglia era proprio del polipo, o il polipo è un solo polipo e poi si è rubata la conchiglia presa da qualcun altro? Cioè, la conchiglia nasce con il mollusco oppure se ne impadronisce dopo? Perché ci sono esempi in cui succede questo. E fino al 1824 c'erano sostenitori di una fazione o di un'altra. L'enigma viene risolto da Poli, perché? Non perché si appassiona, diciamo, per puro caso qua. Allora, se leggete la prima notizia, la troviamo negli Annales des Sciences Naturelles di Parigi, 1825, tre mesi dopo, nel febbraio del 25, esce subito in fretta e furia la notizia del Baron de Ferussac, che è un naturalista, che evidentemente si trovava a Napoli, aveva partecipato a una seduta dell'Accademia delle Scienze Borboniche a Napoli, in cui Poli riportava il cavaliere Poli, nella seduta del 14 dicembre 1824, alla sua Accademia delle Scienze di Napoli, ha letto all'Accademia delle Scienze di Napoli una memoria sul Nautilus, l'Argonauta Argo di Linneo.
tale mollusca è conosciuta alla più grande antichità, eccetera, eccetera, e poi descrive che cosa fa. Cioè, avete capito che succede? Il 14 febbraio, per puro caso, sto Baronde Ferussac si trova a Napoli, partecipa alle sedute, sente questo raccontino di Poli, la memoria, e sente l'esigenza di mandare subito la notizia in Francia, e infatti la prima notizia della scoperta di Poli, che adesso vi dico, appare nel febbraio del 25, che per l'epoca significa avete mandato il messaggino 3 minuti dopo. Insomma, per l'epoca questa è la cosa. E poi si dice che i francesi là. Nell'archivio di Stato di Napoli abbiamo ritrovato il verbale della seduta del 14 dicembre del 1824, e infatti viene descritto di che cosa aveva parlato Poli. E ve lo leggo tutto, perché è bella la storia, perciò ve la leggo, se la riusciamo a leggere. Cotesto mollusco, pescato presso alle rive di Posillipo dalla maestà del re nostro signore, Francesco I, fu trasmesso del tutto vivo all'autore, quello era il suo ex istruttore, e la stessa maestà sua gli diede un largo campo non solo di esaminarlo accuratamente in tutte le sue parti, ma avendolo conservato per qualche tempo nella Real Peschiera di Portici, di osservare le particolarità a tutti ignote riguardanti la sua generazione. Vide egli, Poli, il meccanismo onde le uova cacciate dall'utero dell'animale attaccavasi mano a mano al suo guscio, e lo sviluppo giornaliero dell'embrione in ciascun uovo, in cui ebbe anche la sorte di scorgere chiaramente, per mezzo del microscopio, abbozzata la sua navicella, ond'è che resta dimostrata ad evidenza che la conchiglia si genera nell'uovo insieme con l'animale. Quindi non cannibalizza tutto. E come lo osserva? Perché teneva quella camera di allevamento, che ovviamente qua dice sì, la Real Peschiera di Porti, Francesco I, ovviamente sul suggerimento di Poli, diciamo, e quindi vai a vedere tutti i giorni l'osservazione e scopri il mistero. Una cosa talmente stupida che non ci aveva pensato nessuno a farlo, ma continua il racconto. Quindi rendesi chiaro l'errore di coloro i quali pretendono che siffatta conchiglia non appartenga al mollusco dell'Argonauta, ma che sia da esso usurpata, non altrimenti che il cancer Bernardus si impadronisce e vive nelle conchiglie di altri molluschi. Questione che viene risoluta dall'autore anche con altri argomenti. L'altra gran questione che si agita grandemente tra i naturalisti è quella se codesto animale sia o no naturalmente attaccato alla sua conchiglia. Il signor Poli assicura col fatto, cioè con l'osservazione, che non ha veruna sorta di legame, e poiché in questa posizione non potrebbe si affatto produrre il successivo accrescimento della conchiglia, dimostra egli con validi argomenti come ciò possa divenire. Cioè, questa seguita giorno per giorno ha visto giorno per giorno che succede. Una cosa, diciamo, che mo uno metterebbe una videocamera e poi ti vedi il film là, e lui praticamente questa aveva fatto. L'idea non era venuta a nessun altro prima, per quanto banale possa sembrare. In forza delle sue accurate e reiterate osservazioni, smentisce egli alcune bubole che sono, sì, ovviamente questo è il segretario, Poli non avrebbe scritto così. Smentisce egli alcune bubole che sono si spacciate su detto altrui intorno ad alcune parti che erroneamente sono state attribuite a codesto animale, e sono in disamina altre particolarità di similiante natura, ond'è che per tal modo la storia dell'Argonauta Argo non ha bisogno di ulteriore schiarimento. Una seconda memoria riguarderà la descrizione estesa di carattere dello stesso animale e quindi l'anatomia, ossia lo sviluppo circostanziato e completo di tutte le sue parti, sia l'una che l'altra memoria sono corredate di superbi rami, cioè di belle illustrazioni. Questo era il verbale, questo era quello che aveva visto il francese e aveva capito tutto, che era meglio mandare subito la notizia in Francia. E come succede spesso, la notizia infatti arriva in Francia e poi fa pure già subito il giro del mondo, per cui oltre al bollettino di prima dell'Accademia di Scienze Naturali, giro del mondo nel senso va subito, gira per Parigi anche tra gli altri scienziati, per cui subito si cita questa notizia
che non è uscita ancora la pubblicazione, quindi si è uscita la notizia sul bollettino. E guardate i francesi che scrivono, così la storia dell'Argonaute è completamente chiarita per l'opinione messa dal signor Monsieur de Ferussac e confermata per l'osservazione diretta del celebre Poli. I francesi che si smanicano, diciamo, in complimenti per un non francese, non lo trovate. E infatti questo è del 25, la memoria di Poli muore nell'aprile del 25 e la sua memoria viene pubblicata solamente 3 anni dopo, ad opera del suo discepolo fedele, che è Stefano delle Ghiaie, negli atti del Real Istituto di Incoraggiamento, e quindi solo nel 1828 in latino, perché delle Ghiaie capisce, facciamoli in latino così lo capiscono tutti come aveva fatto lì, e si chiama De Pterotrachee Observationes Postum, perché appunto era morto Poli, eccetera. E così nel 1867 il Catalogue of Scientific Papers della Royal Society di Londra, che era praticamente un database, diciamo, di tutti gli articoli scientifici, viene riportato prima le notizie, diciamo, degli altri, poi pure l'opera dei Testacea, la nota sull'Argonaute Argo data dal barone Ferussac, perché quello è uscito per prima, e solo per ultimo l'articolo diretto, diciamo, della memoria di Poli. E qui la storia, tra virgolette, finisce, perché nel 1867 viene pubblicato, quindi già lo si sapeva prima, questo signore che vedete qua a fianco è Charles Darwin, che ovviamente non ha conosciuto direttamente Poli, ma ha conosciuto queste opere qui, sia i testacei che questo qua sull'Argonauta Argo, perché quando ha fatto il giro intorno al mondo col Beagle si era portato appresso anche questi suoi libri, perché ovviamente quello andava a cercare le specie, eccetera, eccetera. Se ne trovava uno che lui non la sapeva, chi si rivolge? Alla Bibbia dell'epoca. E la Bibbia dell'epoca era Poli. Per cui anche se non si conoscevano, praticamente Darwin, diciamo così, ha studiato anche su Poli. Conclusione, come oramai da tradizione, perlomeno per l'ultima volta, vi riporto una poesia di Poli, diciamo, che lui stesso ha scritto per il suo, si intitola, per il gabinetto di storia naturale dell'autore. Si è scritta la poesia sul suo museo personale. Quel che di raro e prezioso asconde l'oceano in seno e nei suoi vasti giri, che baldanzosi ognor bagnan le sponde dell'orbe intero ovunque il sol si aggiri, quel che la terra nelle sue profonde viscere aduna e quel che fra deliri furibondi i vulcan vomono qual onde, in breve loco qui raccolto ormiri. Allor che di natura il sì preclaro, ammirabil lavor l'eterno ordio, l'ineffabil saper all'uomo fe chiaro, affinché l'empio al nume e al ver restio, la sua viltà di dai potenti al paro ravvisi e scorga in quei l'opera di un Dio. Grazie per l'attenzione.